È stata una strana puntata quella di Affari Tuoi du sabato 16 gennaio 2021. I concorrenti hanno rifiutato per ben due volte di cambiare il pacco accettando, alla fine della quarta puntata, un'offerta. Si chiamano Simone e Noemi. Una decisione, quella presa dopo un po' di esitazione, che si è rivelata vincente, poiché nel loro pacco c'era comunque una bella cifra, 5. €0,00, ma molto inferiore a quella da loro vinta. C'è da dire tuttavia, che nel pacco rimasto ancora da aprire c'erano invece 300. €0,00. Avete rifiutato il cambio sia con il pacco numero 3, numero del sogno, che con il 7, numero degli angeli, ha commentato il padrone di casa, in riferimento a Simone che di recente ha sognato il numero 3. Noemi ha ammesso invece di credere negli angeli. Un secondo prima di rivelare il contenuto del loro pacco, ai concorrenti in gara stasera ad Affari Tuoi ha chiesto invece, non mi permetterei mai di farvi i conti in tasca, ma avete un affitto e un mutuo da pagare. Dunque Simone e Noemi, lei reduce da un momento di commozione, hanno confermato. Tutti gli ospiti di Affari Tuoi hanno cercato invece di alleggerire il momento di tensione che si è creato per via della paura di avere il pacco abbinato ai 300. €0,00, pur avendo accettato, come suddetto, un'offerta di €50,000, facendo varie battute. Alba Parietti, che all'inizio della serata ha fatto una curiosa rivelazione, ha consigliato loro di invitare poche persone al matrimonio, per risparmiare, mentre Maria Amelia Monti ha raccontato addirittura di essersi sposata di nascosto, senza invitati. Quella di sabato prossimo sarà la quinta puntata della nuova edizione di Affari Tuoi, dopo la quale condurrà l'ultima, che segnerà la fine del programma, almeno per quest'anno. Ti potrebbe anche interessare, 17 gennaio 2021.